in tutto il mio periodo, quando dall'asilo sono andato in prima, la parola democrazia era cancellata. Guarda che responsabilità, dai docenti, sui libri, antologie, i docenti, preti, vescovi in Italia, anzi hanno fatto un concordato col fascismo. Io ogni tanto qualche vescovo lo tiro fuori e dico, oh, tu non capisci, nel 29 in altri tempi, ah, non sapevo, dico Eminenza, che il Vangelo del 29 era diverso. Ma che cazzo dici? Dico un'altra saculatoria. Siamo alla statale di Milano, un'assemblea un po' meno di questo. Preparavano un corteo, ne avevano già fatti tanti, ho reso botte dalla polizia. Allora si chiama, ah, dicevo prima, io avevo 17 anni e mezzo, ho visto nascere la democrazia con la mia brigata, dove mio fratello era comandante. Poi vi fa un accenno. Avevamo 300 tedeschi prigionieri, portavamo allo stadio. Ho visto nascere la democrazia. E adesso che sono vecchio, ragazzi, la devo vedere morire. Sta morendo la democrazia. Sta morendo. Se siete così, andiamo avanti, ci arriviamo. Sta morendo. E allora siamo alla statale. Sì. Leader Mario Capanna. Siamo ancora amici adesso. Un ragazzo fa, mozione d'ordine. Basta ragazzi, ragazze, compagni, compagni. Abbiamo già preso tanti con le botte, andiamo noi in corteo. Ma Capanna, siccome? Ma perché? Il potere è forte. Ah, Capanna era un vero leader. Bel giovanotto, si è buttato per terra. Sì, è vero. Anzi, non è vero che è forte. È fortissimo. I poteri oggi economici. Sapete qual è la proporzione ormai del nuovo capitalismo con questa brama di profitto? Che su 100 cittadini dell'Occidente, anche a Brescia, questo è che ci promettono, a meno che non ci svegliamo. Su 100 cittadini solo uno si arricchisce. Come? Gli altri 99, e noi siamo nei 99, proporzionalmente devono impoverire. Ti basti vedere, so che a noi che siamo, cioè, ci aumentano la benzina, ha detto, se c'è una calamità naturale aumentiamo la benzina. Poi dice che tagliano la flotta, tutte le promesse. Vedi che hanno appena comprato 100 F-35, che solo un apparecchio di quelli lì mantiene un anno 11.000 bambini alla scuola materna. Ma vi rendete conto? Ci pieno per il culo, sì o no? E allora Capanna grida, non è vero, sono fortissimi il potere economico, il potere mafioso, il potere moralistico della Chiesa. Si è butta per terra, ma non sarà, e io lo dico oggi, mi ci metto anche io, di questi anni, non sarà che i poteri sono fortissimi, perché noi siamo in ginocchio e strisciamo per terra. E poi bel giovanotto come era Mario si alza, io non mi butto per terra e poi non sto più su, si alza, lo fa sulla testa. E questa è la mia seconda saculatoria. Veniamo al G8, giovani. Cosa ne sapete del G8? Ma serio, ormai viene, ormai è 11 anni. Di nuovo un altro messaggio che veniva dai giovani. Cos'è il G8? I giornali alla domenica sono 500.000 giovani. Dovrebbe esserci qui uno grande, piccolo, gigante maestro, padre Zanotelli. Lui e Don Bisotto, dei beati costruttori di pace, avevano istituito la rete dei depositi. Io conoscevo tutti i centri sociali. Io il venerdì ero con i centri sociali con la Franca Rama. Quindi non c'era nessuno. I infiltrati, i block, la violenza, come se c'era? Come se adesso in Valsusa, chi si rimette l'infiltrato?
Loro? Ma possibile che non lo sappiate? Cristo, solamente in questi giorni, voi a pesca, io stanotte piangevo. Dopo 38 anni non si sa nessuno che ha sparato, manda niente, 38 anni, la strada di Brescia, Corsica, banca dell'agricoltura, treno in dialogo, Bologna 88 morti, non si sa. Quando passano, guarda con me il potere ancora fortissimo, quando ci sono che non si trova mai qualche imputato, poi assolto, poi di Brescia non assolto. Perché? Perché non si deve arrivare al mandante? Se allora c'è tanta preoccupazione per impedire il mandante, immaginate chi c'è tra i mandanti. Tutta gente che ho, e magari c'è qualche cardinale. Ma non c'è da meravigliarsi, la storia della Chiesa. E allora vedete che il G8, qual era il messaggio che è ancora attuale? Tutti con le mani alzate, guardate lì, signori del G8, guardate com'è attuale. Non vi sembra una cinica pretesa di venirci a dire che l'unico mondo possibile è il vostro? Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione Mondiale del Commercio, siete adoratori di una divinità una e trina, idolatrica, mercato, selvaggio, tecnologia sempre a favore del mercato, deterrenza totale quando il nemico non c'è, bisogna crearlo. Tant'è vero che più tardi a Porta Alegre, tutti quelli che volevano andare a Porta Alegre, la domanda era questa da farsi tutti: è possibile un nuovo mondo? Secondo anno, 2002, vengono quelli che rispondono: un nuovo mondo è possibile. Io mi ricordo, questo è un messaggio per i genitori, educatori, tutti. Durante il G8 io dormivo al pomeriggio, mi vengono a svegliare quei drogati di merda. Io sono l'unico, posso dire, drogati di merda, che se non li aiuto io faccio da aiuto. A un certo momento, Galo, vieni. Ma avevo detto non chiamare. Niente. Chi c'è? Il regista Mario Monicelli. Mai visto. Ora, siccome i miei drogati mi fanno scherzi, mi ricordo 10-15 anni prima, vieni, c'è un signore, c'è il treno, deve partire, è urgente, una cosa urgente, ti ho detto che non sto in piedi, vieni, Galo, guarda che livelli, drogati, ti volevamo fare una sorpresa. E allora io ti ho detto tre volte si casa, cos'è? Giù di sotto c'è Nelson Mandela. Sono andato in mutande giù dal suo terzo piano. C'era un signore bello, nero, a proposito di nero, c'è qualche nero, io quando vedo un nero lo abbraccio. Me l'ha detto la Rita Montalcini, che questi scienziati hanno scoperto che milioni di anni fa le prime famiglie umane erano in Etiopia, neri. E allora io tutte le volte che incontro un nero sotto il tempo, vieni qui che ti abbraccio, vieni che bello. E lui rimane un po', ok, ma lo sai perché ti abbraccio? Perché tu sei come i miei avi, nero, sono io che sono cambiato, guarda come siamo cambiati, sei l'unico rimasto normale, dico tu. E noi siamo solo diversi. Al giovedì dico: mi raccomando, se viene il Papa lo fate aspettare. Sì, signore, mi sveglia. Appena mi sveglia, c'è mica un altro regista? Sì, hai. Perché Monicelli c'era. Chi c'è? Ettore Scola. Ettore Scola il giovedì.
Mario Monicelli a mercoledì, mi dicono la stessa domanda. Infatti a scuola le potrete vedere insieme. Don Gallo, lei che va in giro con i giovani, all'inizio del terzo millennio, eravamo il 2001, riuscirete tutte le agenzie educative, mass media, la chiesa, la scuola, genitori, insegnanti, psicologi, riuscire a sradicare dalle nuove nuovissime generazioni l'assenza di futuro? Tanto che i raduni di Papa Boi, effetti mediatici, cosa facciamo? Ma cosa facciamo? Le agenzie, guarda te la Chiesa, quei poteri moralisti. E lo tocchiamo adesso, ho detto ai giovani e devo andare avanti. Le donne, o donne, da secoli siete sempre in uno stato di inferiorità. Ma la volete capire, sì o no? L'altra sera io ero a Vercelli, c'erano dei vecchi, delle vecchie. Nel 1906, dopo parecchi scioperi, scontri, persino con la cavalleria Savoia, le mondine sono riuscite a avere l'orario di lavoro 8 ore. La lotta, siete voi, il 1° maggio, anche negli Stati Uniti, le donne e via via. La Chiesa, se volete farvi voler bene, andate da Don Fabio con l'aspirapolvere. Oh, che brava, puoi pulire la Chiesa. Se gli chiedi, posso fare il prete anch'io? La diaconessa? No. Sembra che Gesù sia venuto e ha detto, dice io sono il salvatore di tutti. Mi sembra che non abbia detto un certo momento, delle donne un po' meno. Ma noi, guarda che la donna è al centro, il grembo materno, sorelle, spose, è tutto dal grembo materno, tutto, anche l'uomo deve entrare con rispetto e poi la procreazione responsabile. E la Chiesa continua misogena, ce l'ha con le donne, siete peccatrici, ti dico che c'è ancora, tu non ce l'hai ancora con la grata, mi hai tolto la grata per le confessioni. Bravo, meno male, ancora con queste grate, te rimani di Gesù ai suoi tempi, parlava con la Maddalena, le donne, Pietro, devo parlare con le donne, portami un po' la grata. Se un prete non esiste e vado a fare il bunga bunga e va a buonanotte come un professionista. Quindi siete voi questo senso proprio. Chi la fa l'educazione sessuale a proposito? La scuola, perché siamo consapevoli di essere fragili, però bisogna educarsi. Una volta ho detto a un cardinale di Bruto, eminenza, dimmi, la sessualità è un dono di Dio o un dono del demonio? Ma cosa mi dice? È come no? Fate una domanda. E non è come faceva a dire che non è un dono di Dio? Il piacere. Meno male che non siamo più giovani. Quando ho studiato io teologia, dal 59 in giù, l'ultima domanda del professore di morale. Noi eravamo un college, 24 nazioni rappresentate, qui tutte le culture, anche i cinesi. Il professore dice, fra poco, 2 mesi, siete preti. Mi raccomando, le confessioni con i ragazzi, le ragazzine, prudenza, poche parole. Però qualche domanda bisogna fare. Primo, ti tocchi? Gli studenti per omertà, paura del rettore, tutti sì, ma non è arrivato. Se, attenti che è qui il punto, se alla domanda ti tocchi rispondono affermativamente, dovete fare una seconda domanda. E allora, quando ti tocchi,
provi piacere, professore, era una mezza sera così, professore, sul tavolo, l'aula magna, quelle cattedre vuote da un microfono perché era. Dice, alla domanda, cioè, provi piacere, se risponde affermativamente, boom, è peccato. Io già allora, obiezione. Ero già diacono. Cosa c'ha da dire il diacono? Ma dico, professore, lei è tanto bravo. È 4 anni che siamo qui a studiare l'essenza del peccato, la morte di Dio, l'annullamento. Proprio ora di uno si tocca un po' le palle, dico. Sarai chiamato dal dottor Magnifico. Cos'è questa misoginia con le donne? Sai, è il pericolo, quante donne sono andate al rogo, meno male non c'è più il rogo, però le violenze ancora nelle case, pure dove. Una cosa, siamo a dei livelli, il nostro premio veniva, vuole essere presidente operaio, presidente soldato, presidente marinaio, presidente ferroviere, presidente contadino, presidente puttaniere, sempre il primo. Chiede una ragazzina ancora adesso, quasi tanto, cosa vuoi fare? La velina. Ma quindi voi l'educazione sessuale, perché la scuola non la fa, la chiesa è meglio che non la fa. Voi due siete sposati in chiesa, allora bene, siete divorziati, niente comunione. Voi due avete avuto un rapporto matrimoniale, prematrimoniale, prima del matrimonio, niente. Voi gay, ma come? No, vieni una volta, io vado in una parrocchia ricca a Genova, perché mi aiutano, perché la provvidenza la c'è, quindi quello che raccogliamo, vi dico la situazione, ma a meno non parlare con siete. E cosa stavo dicendo? Vai in una parrocchia. Ah. Il parroco mi dice, vieni, la parrocchia bene, perché poi ti aiutiamo in comunità, i giovani vogliono parlare. Una volta sono lì e dice, guarda che se 2 giorni non è confessarsi. E allora vado, tant'è la grata. E allora metto lì, vedo un giovane, e allora lui comincia a fare. E sono disordinato, e in casa sono nervoso, disubbidisco. E va bene, dico, guarda, bisogna crescere, insomma. Poi si inceppa. E allora io lo guardo. Oh, Dio è infinitamente misericordioso. Ecco, padre, sono in peccato grave, sono conturbato. E dimmi, la misericordia, l'amore di Dio, a perdere l'amore. Poi finalmente fa. Mi sono masturbato. Oh, allora io mi diverto. Per sdrammatizzare, perché? Ah sì? Ti sei masturbato? Oh! E allora? Se non arrivavi in te, sei in peccato mortale? Sì, padre! E allora? Se non arrivi in tempo a confessarti, andare all'inferno? Sì, padre, mi perdoni! Sono uscito dal confessionale, ti do un calcio al culo che ci manca. Primo anno di economia e commercio, studente, capo scout, ma tu sei di scout, vieni, conosci ormai il catechismo, tu, Dio amore, Dio onnipotente, Dio creatore, Dio grande, l'amore, sempre risorgere, tu è l'amore di Dio, l'onnipotente, Dio immenso,
e sta a vedere te che sei là dietro e ti spari una sega, dico, ma che concezione hai di Dio, me lo dici un po'? Ma povero Dio! Un regalo prima di andare avanti, un aneddoto. Una volta mi ha chiamato Bagnasco, perché a Genova i nostri animatori nel centro storico abbiamo fatto un'associazione con le tram, perché si difendono anche lì, Princesa, pensa che la Princesa di Andrea è stata nostra ospite, allora cui sei ispirato di Andrea? È una brasiliana. Oh, che ci sono, a Genova c'è una che è ancora convinta di essere la Bocca di Rosa qui a Genova. E io la incontro qualche mese fa, passo, poi lei è lì, no? Anziana. Ciao Don Carlo brasiliana. Ciao Bocca di Rosa. Ciao. Come va? Venino un gallo, sono tutta rotta, però sai, lavoro, ma cosa lavori? Ah, tu fai il furbo, gallo, ricordati che i tuoi barboni della stazione Principe, quindi mi devi dare una soluzione, una benedizione, cosa c'è con i barboni? Quando arriva i tuoi barboni alla stazione Principe, io le rodo gratis. Ti benedico, lo benedico. Sì, signore, vado al parroco. Il parroco va a Puglia. Pronto? Quella volta non manco risposto. Anzi, lo dico, andate dalla Bocca di Rosa. A dove volte? A dove? Dove sono rimasto? Per il pezzo. L'associazione, sono lì, dice, pronto, mi boicotta, ma dico, hai consumato, aspetta, cambio la batteria.